Capitolo 10, servizio in camera, Villa Scaletta, 15 giugno 1951. Villa Scaletta. Vai andare a rispondere, va? E vedo che non ha cambiato gusti comunque, viso. Dov'è il telefono? Non è casa mia, non so. Ok. Pronto. Ciao Vito, sono Eddie. Ciao Eddie, come putta? Ho bisogno che tu venga subito da giù. Sì, ok, che succede? Non posso dirtelo al telefono. Va bene, arrivo subito. Incontrati subito con Eddie da giù. Col camino. Questa era una signor casa per l'epoca. Più bella di casa mia probabilmente, ma lasciamo stare. Apri rubinetto. Chiudi rubinetto. Patatine. Posso prendere qualcosa dal frigo, ma ho il pieno della vita. C'è il letto. Qua ci sarà il bagno, suppongo. Sì. Quanto so bello. Vasca. Spegni la luce. Forse la dovrei smettere di cazzeggiare. Però mi piace esplorare. Non posso farci niente. No, c'ho pure la piscina. Non ci credo. Ma è mia? Cioè appartiene a me, non si vede bene da qua. Ho due bagni, ovviamente. Sto poster magari lo leverei, non mi sembra il caso di tenerlo nel cesso. Tira lo sciacquone. The Beverly. Un po' piccolino sto cesso. Quante volte devo tirare lo sciacquone? Vabbè dai, basta. Cazzeggiato anche troppo. Però non so dove. Dov'è il mio armadio? Dove sono i miei vestiti? Camera da letto, suppongo. No, questo non è un armadio. Che roba è? Aiuto, mi hanno rubato i vestiti. E poi dov'è la porta d'ingresso? Dove si esce? Ok, questo è l'armadio e la. Ok. Sono perso in casa mia. Vestito casual con impermeabile. Vestito casual, vestito costoso. Oh. Mimetica, la conosciamo, uniforme pure. Aspetta, ma è diversa sta uniforme? No, ok, è la stessa. Vestito da motociclista, abito dal colletto alto. Proviamo questo. Vorrei una combinazione nero e rosso, ma non c'è. Quindi vada. Proviamo una cosa così, dai. Ma no, aspetta, sti occhiali da marpione. No, 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 aspetta. Fare i mafiosi sì, ma con stile. Questo, vestito costoso. Oh, ma il cappello. Porca miseria, oh. Qualcosa di elegante che non sia un cazzotto nell'occhio, no, eh. Ah, che fastidio. Il fatto è che all'epoca davvero andavano tutti in giro col cappello, anche quando magari non ce n'era alcun motivo. Basta. Vada per questo completino. Dopotutto fa parte di quest'epoca. Via, 3 ore per vestirsi, peggio di una donna. Sì, guarda qua le bandierine americane. Tipo super patriottico. E qua c'è la mia auto. Questo è il quartiere ricco di cui aveva parlato Vito.
È la primissima missione. E sì, ci ho visto giusto, quella è una piscina ed è tutta mia. Ok, ora pensiamo al lavoro. È fatta comunque. Siamo ufficialmente membri di alto rango della mafia. Ed è palese il cambio di stile di vita. La grana inizia a piovere in abbondanza. Oh, che sorpasso della morte. Niente, ancora faccio schifo in certi testa coda. Spero solo di non pentirmene come l'altra volta. Oh, inseguo veicolo per eccesso di velocità. Eccesso di velocità, esagerato. No, si è scassata la macchina. Forse ha preso un po' troppe batoste. Fortunatamente Vito Scaletta è anche un ottimo meccanico. Ha riparato la macchina in 5 secondi. Quella macchina non mi vuole lasciare andare, ok. Molto bassa come vettura. Essere molto vicini a casa di Joe, oramai inseguo veicolo per eccesso ho preso di velocità. Confidenza con le strade. Ricevuto. Caspita, credevo di averli seminati. Inseguitemi qua. Sembra un'altra persona vestito così. Qua al solito non c'è un citofono. E perché Joe vive ancora qua? Io mi sono comprato una villa, lui è ancora qua. Li ha attaccati con una mazza da baseball e credo che se la siano fatta addosso. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Vito. Marty, che ci fai qui? Joe ha detto che mi portava con voi perché mi sono comportato bene con gli impomatati. Ti portava con noi a fare che di preciso? Ti stanno aspettando. Già, beh, ci sentiamo più tardi. Già, quello Vito è un pezzo grosso. Signor Falcone. Ciao Vito, siedete. Ragazzi. Allora, che succede? Ho sentito di come ti sei liberato di Luca, Vito, bel lavoro. Grazie a te ora abbiamo le prove che è stato clemente ad attaccare i nostri ragazzi. Finora non potevamo fargli nulla apertamente. Si è fregato da solo. Ha preso e torturato i nostri ragazzi e ciò significa guerra. Qualsiasi cosa facciamo, ora mi posso giustificare davanti alle famiglie. Alberto lo sa. Si muoverà in fretta e cercherà di aggredirci per primo. Allora dobbiamo eliminare Clemente.
Esatto. Clemente ha preparato un incontro importante all'Hotel Empire Arms oggi. È l'occasione per liberarci di lui e dei suoi luogotenenti. Ma certo. Entriamo e ammazziamo un po' di uomini armati fino ai denti in pieno giorno e nel miglior hotel della città. Ci ho preso? Non preoccuparti. Ho un piano. Cazzo, Joe, mettela via! Di sta calmo, è ok. Devo solo premere questo. Per l'amor di Dio, mettila via subito! Ma ok, ok. Che sei un cagasotto. Ok, ok. Entriamo tranquillamente e facciamo saltare il miglior hotel della città. Non è esagerato? Non preoccuparti, non è così potente. Non fa saltare l'edificio. Ma quelli che sono nella stanza dove esplode sono fottuti. Come sapremo quando farla scoppiare? Con una piattaforma da lavavetri. Potremo quasi vedere mentre esplode. Da quando sei intelligente? Ok, ragazzi, conto su di voi. Se tutto fila liscio, mi aspetta una bella cosa. Quando è finita, chiamate Eddie a questo numero. No, oh, tra l'altro, oggi ho chiuso il bar. Semmai Alberto vuole tentare qualcosa. Ehi, in bocca al lupo. Ehi, è il ragazzo all'ingresso? Chi? Marty, dici? No, non fa parte dell'organizzazione, così era sta fuori. Voglio dire, perché è qui? Secondo te? Ci serve un autista per scappare e qualcuno che ci copre le spalle. Ma cos'è che c'hai contro di lui? Lo conosco da quando era piccolo e mi ha salvato il culo dagli impomatati. Ma stavolta non siamo contro dei sacchi di merda ubriachi. Stiamo per attaccare la famiglia più potente della città e tu porti un ragazzino. Quanti anni avevi tu quando hai cominciato con sta merda? Sembri un vecchio cacasotto. Senti, Vito, aspetterà fuori nell'auto e ci porterà via, tutto qui. Non sa nemmeno che stiamo a fare là. È un bravo autista ed è proprio quello che ci serve in questo momento. Ok, Joe, come vuoi. Ma te lo dico subito. È una pessima idea. Porta Joe e Marty nel parcheggio sotterraneo dell'Empire Arms Hotel con la macchina di Joe. Ehi, Joe. Allora, che tipo di lavoro è? Il tipo che non ti serve sapere. Tu ci porti lì e poi ci riporti indietro, capisci? Oh, ok, ok. Ma se serve, ho il mio ferro proprio qui. Frena, belle dei kid, ok? Non sarà necessario. Andiamo e basta. Billy dei kid. Secondo me finirà malissimo. Anzi, come direbbe probabilmente un gangster mafioso, finirà a schifo. Minchia. Anzi, minchia finirà a schifo. Minchia. E poi mi spieghi perché vivi ancora in questo cesso, Joe. Prendiamo la mia macchina. Ok, guido io. Possiamo prendere la mia di macchina. Sì, forse non è in condizioni ottimali. Se sbatto contro qualcosa, mi sa che siamo a piedi. Ma non doveva fare l'autista quel ragazzo? Basta che non vai a sbattere mentre andiamo lì. Questa è l'auto per la fuga. E poi mi sa che esplosivi e incidenti non vanno troppo d'accordo. Esplosivi? Già, fuochi d'artificio. Tu non hai sentito niente. Andiamo all'Hotel Empire Arms. Vai nel parcheggio sotterraneo e usa l'entrata a sorrento. So già che non ci riuscirò a non fare incidenti. Attenzione, sì, signora, sapesse che cosa ci abbiamo qua in macchina. Dai, ragazzi, su, ditemelo. Che succede all'hotel, eh? Dai. E che c'è? Stai scrivendo un libro? Sai già tutto quello che ti serve? Io, lo sai, sono solo curioso, no? Tutti sti segreti. Marty, sti segreti sono importanti. Meno sai, è meglio stai. E se continui a fare domande, la prossima volta mi trovo qualcun altro per guidare, capito? Ok, ok, basta domande. Vabbè. Ha proprio la voce da ragazzino il doppiatore. Allora farete saltare in aria l'hotel, eh? Marty! Scusa, scusa. Ma un'altra parola, eh? Va bene, scusa. Non un'altra parola. Croce sul cuore. Thank you.
prima che ti facciano accostare. E chi sei? Mia madre? Ah, tua madre è pure morta, quindi battuta forse un po' di cattivo gusto. Sono quasi tentato di sbattere contro questo camion per vedere l'esplosione. Effettivamente guido meglio quando c'è lo spauracchio di un'esplosione a tenermi a freno. Bene, ecco l'hotel. L'entrata del garage è sull'altro lato. Ora a 2 metri dalla meta sbatto contro qualcosa e scoppia l'universo. Fermate là dentro. Ehi, dobbiamo lasciare tutte le armi nell'auto. L'ultima cosa che ci serve è che uno dei Clement ci perquisisca e le trovi. Va bene, io e Vito entriamo e facciamo quello che va fatto. Tu ci aspetti qui. Quando senti un bel boom, accendi la macchina perché dovremmo andarcene di corsa. E quella pistola non ti serve a meno che qualcuno ci segua, ma non credo proprio che lo faranno. Ok, ok, ho capito, Joe. Clementi ha preso tutto il 18° piano e il 3° dal tetto. Ci sono un paio di suite e sale riunione lassù. E guardie. E come ci arriviamo? Dal retro, dalla lavanderia. Cos'è? Vuoi farti le mutande prima di farlo? Genio! La riunione non è ancora iniziata. Prenderemo le uniformi di quelle dell'hotel e andremo a fare un po' di pulizie. Sul serio? Da quando sei quell'intelligente? Ma vaffanculo! Dentro dovrebbe starci uno che ci aspetta con le uniformi. Andiamo. E non vogliamo casini prima che arrivi Clemente, quindi vedi di non fare niente di stupido, va bene? Lo dici tu a me? Effettivamente. Stai qui! Ah, l'ultima ruota del carro. Mi sa che non fai proprio parte del carro, sei qui giusto come autista. Trova le uniformi da inserienti. Ah, merda, è chiusa! L'idiota doveva lasciarla aperta. Adesso dobbiamo aspettare e sperare che venga lui, cazzo! Non c'è un'altra strada? Vuoi provare? Ma io aspetto qui per un po'. Magari quell'idiota si fa vivo, pezzo di merda scansafatiche. Sì, e metti che non arriva? Avanti, idiota! Dove cazzo sei? Ehi! Sì? Tu hai visto Ting Lao? Sì! Beh, dov'è lui? Lui pausa sigaretta. Lui sempre pausa sigaretta. Sì. Lui matto. Sì. Ora facciamo anche il suo avvocato. Questa merda. Sì. Cioè, scusami, non può uscire di qua aperto? Sì. Ma io devo accoppare qualcuno e fregargli. Hai bisogno di aiuto? C'è qua. Stairs. Mi sono perso. Avrei bisogno d'aiuto. Perso di nuovo? Dove cazzo è Joe? Ti serve un uniforme da inserviente? Ho capito. Oh, eccolo. Senti, mi dispiace davvero di non essere arrivato prima. Un altro minuto e facevi tardi al tuo funerale, porca puttana. Scusa, stavo... Va bene così, basta che te le vedo alle palle. Vedi, ho tutto sotto controllo. Dai, andiamo a prendere le uniformi. E dove sono? Vito, un'altra cosa. Ecco, metti queste. Stai scherzando, vero? Così non ci riconosce nessuno. Mettele. Evviva. Tipici baffettini. Andiamo. Messicani. Oh, guardalo. Con questo cappello e sti baffi sembra un pittore portoricano.
o qualcosa del genere. Ehi, voi due, venite qui. Ripulite questo casino del cazzo, stronzi. Avete la merda nelle orecchie. Venite qui, ho detto. Ripuliamo. Pulite questa merda, ok? Se qualcuno scivola si rompe il collo. Andiamo, muoviti. Ehi, ragazzi, avete altro da fare al piano di sopra. Muovetevi. Ehi, Ricci, vieni con noi. R.A.R., cazzo. Sì. Ok, ok. Andiamo su prima che attorni. Era un po' che non vedevo R. Non è cambiato per niente. Già. Spero che non torni prima che abbiamo finito. R è un a posto, anche se lavora per Clemente. E se invece torna? Non pensarci nemmeno. Mi sento un idiota con sta roba sulle labbra. Già. Beh, che succede se incontriamo uno che ci conosce? Così non ci riconosceranno. Cazzo, lo spero. Era ora, cazzo. Dove diavolo eravate? Qualcuno ha rovesciato della roba in sala riunioni. Non chiedetemi che cos'è, ma come ci sia finito. Lo pulite dal pavimento ed è morta lì. Presto comincerà una riunione importante. E il boss non sarà contento se il posto non è bello e pulito. Quindi se volete fare le cose per bene, tirate tutto quanto a lucido. E vi levate dai coglioni. Ehi, idiota, muoviti! No. Sarà la serata più romantica della tua vita, te lo giuro. Non credo proprio, Romeo. Non farti riconoscere dai uomini di Clemente. Sul sedile di dietro dell'auto. Ah. Che problema c'è? Non ti piace la pizza? Sei tu il problema, comportarsi così con una donna che nemmeno conosci. Ah, hai ragione. Allora, come ti chiami, bambola? Cristina. Cristina Clemente. Clemente, minchia. Mm-hmm. Come Alberto Clemente. Ah, conosci zio Al? No, no, non proprio. Scusa, come hai detto che ti chiamavi? Ah, merda, guarda che ore sono. Questi due sono qui per pulire il... È stato un piacere. Casino. Il casino? Ah, quel casino. Funziona sempre. Va bene, entrate pure voi due. Uno dei tizi che erano qui prima, lui è inciampato e caduto. Quel poveraccio ha sbattuto forte la testa. 5 o 6 volte. Quindi ora c'è sangue dappertutto, cazzo. E abbiamo una riunione che inizia tra poco. E voi dovete pulire questa merda e dovete farlo in fretta. Sì. Normale, tipico incidente domestico. Fottute cazzone! Ehi, datti una calmata, non rimarranno in giro a darti fastidio ancora a lungo. Già, dammi una mano qui. Fai un buco? Oh, merda, cazzo. Il giallo, blu, positivo, il rosso... Che va col... Ora esplodiamo. Negativo. Il blu è incrocio. Perfetto. Ok. La parte difficile è quasi finita. Beh, almeno non siamo esplosi. Pulisci le macchie e cerca di impegnarti. Sfuggita la macchia, stronzo. Cazzate, il sangue macchia pesantemente. Sembra che avete finito. C'era da cambiare tutto il tappeto.
Segui giù sul tetto. Ok, ora andiamo sul tetto. Esaudisce qualunque desiderio. E il tipo, vero? Il barista dice, già, anche se non è che funziona proprio bene. E il tipo, e perché no? E il barista, e secondo te io l'ho capito? Pazzo, invece di cazzo! Non ho capito un cazzo. Vuol dire che non devi rispondere. Quello è Clemente. Potevamo farlo fuori subito. Avessimo avuto una pistola. Già. E così poi loro ci facevano fuori in 2 secondi. Rilassati e segue il piano. Sì, infatti, ho avuto un'idea veramente stupida e impulsiva, Vito. Sono deluso. Poi così ammazziamo anche tutto il resto della famiglia, i capi. Dove è andato? Se invece scendiamo, per la prima volta in questo gioco vado all'avventura. Non c'è un modo per correre. Quanti piani sono? 16 piani col cazzo e me li faccio a piedi. Chiuso, vero? Prendi la rivista. Ah, te pareva. Qualcosa dovevano metterla. Mostra info. Playboy 27. Capitolo 10. Servizio in camera. Bel sorriso. Più o meno. Qui c'è quel ti vedo, non ti vedo con la camicia bagnata. È un bel effetto. Poi qui viene nascosto, insomma, le porte del paradiso con lei che si tiene così. Ha un che di artistico questa foto. Il mio interesse è puramente artistico, ovviamente. Bella foto, devo dire. Oggi abbiamo imparato che esplorare ripaga. Anzi, io ne ho trovate pochissime di riviste. Ce ne sono 50, io credo di averne trovate 3. Minchia, non sono abituato a tutto sto movimento. Ma perché hanno messo così tanta scala, cazzo? Vito, aspetta, ho dimenticato una cosa. Ecco, questo è per te. In caso qualcosa vada male. Molto bello. Gran bel pezzo, eh? Collo 1911, caricatore modificato. Che diavolo hai? Tiene 23 proiettili e si scarica subito. E non perderla. Ce ne sono solo 2 in tutto il mondo. Grazie. Figurati. Ora dobbiamo andare alla piattaforma dei lavavetri. Vieni. Tutti e 2. Una gran bellezza. Che cosa hai da guardare? Meglio che ti rilassi o ti do un merda. Cazzo di lezione, mezzo finocchio! Cazzo, va bene. Liviamoci di qui. Oh, questo è grosso come un bambino, state a vedere! Che schifo! Che schifo! Quindi adesso la mia pistola è stata modificata a 23 colpi, grande. Trova la piattaforma di lavavetri. Ma di là non possiamo uscire, no? Però neanche di qua. Ok, allora dobbiamo uscire ma senza dare nell'occhio. Ehi, che cazzo ci fate qui? Sparite! Merda! Ok. Fine della furtività. Tutto qui è quello che sai fare. Minchia, sei nei guai. L'hai imparato nell'esercito? Mi ho imparato tutto nell'esercito. Ah, però ho solo quest'arma in questa missione, dai, certo. Dai, andiamo. Hop, hop. Le altre mi sono state tolte. Vito, coprimi. Sono il meglio.
Andiamo. No, non andiamo. Andiamo a morire forse. Da dove è sbucato? Pazzo. Fatti sotto. Fatti sotto, ma che c'ha 5 anni? Fatti sotto. Attento, ce ne possono essere altri. L'ho notato, sbucano come margherite a primavera. Andiamo, bastardo! Tutto qui è quello che sai fare. Minchia, sei nei guai. Minchia, sei nei guai. Hai imparato nell'esercito. No, non si va di qua. Si va da tutt'altra parte. Allora perché? Perché ho fatto il giro di qua? Si spara al piccione? Povero pennuto. Oh, guarda che bella visuale. Quanto cazzo è alto il grattacielo. Quello non lo gratta, lo buca il cielo. C'è il Titanic là. Si è disintegrato nelle nuvole quel coso. Dovrei occuparmi di cose più serie però effettivamente, mentre mi sparano. Tutto qui quello che sai fare. Minchia, sei nei guai. Ok, sono successe diverse cose interessanti. Oh, la piattaforma. Ok. Altro Playboy? Qui c'è roba esplicita. Molto esplicita. Anche lei con i capelli, queste capigliature erano terribili. Scusate, non mi fa alzare. Ha dei bei occhi. E anche gli altri occhi sono molto belli. Sì, lo so. Allora, sarei veramente ipocrita se tipo dicessi: oh mio Dio, che indecenza queste cose. Ah, donna nuda, che schifo. Spero non ci abbiano. Sarei veramente ipocrita. Però sarei anche molto infantile a soffermarmici troppo, quindi niente. Come questo hanno finestre insonorizzate e siamo così in alto che nemmeno dalla strada hanno sentito niente. Dai, andiamo alla piattaforma dei lavavetri. Io ci sono già. Fai salire. Scusa, non è questa? Ah, giusto. È tipo fuori. No, ma io non ci salgo. Io soffro di vertigini. Cosa diavolo state facendo? Non ho ancora finito col mio... Oh, merda. Ok, ok, non sparate. Farò tutto quello che volete. Va bene, le mani dietro la schiena. Non ti faremo del male. Non ce l'avete delle manette. Ecco dannascio, legalo. Ok. Considerati fortunato. Tutti gli altri si sono presi una pallottola. Tutti gli altri chi? Questo capitolo no. Ah sì, quelli che ho appena ammazzato, certo. Ma loro non erano inservienti. Ok, sali, abbiamo lavoro da fare. Aspetta un attimo, voglio vedere una cosa. 28 colpi, potrebbero essere un po' pochi. Non so se ci saranno altre sparatorie. Fammi raccattare qualche munizione. Posso anche prendere il Thompson. Ottimo. Mi faccio giusto un giretto.
Posso colpirlo con i pugni. Il piccione. Guarda come cerca di... Ok. Munizioni. Come no, dai. Non ne ha. No, c'hanno i fucili ma non hanno munizioni. 23 su 28. Però, oh, ne ho 150. Ah, è per questo che non ne raccoglieva altre. Già ero pieno. Ok, andiamo. Andiamo a fare pulizia. Ehi, quanto ne hai di cavo? Abbastanza. E quant'è abbastanza? Arriva fino a tetto? Certo che no, saleremo di uno o due piani e la faremo saltare. E questo è tutto per quello intelligente? Cosa? Una pazzia. E se l'esplosione fa fuori anche noi? Ma no, la sentiremo appena. Speriamo. Se cadiamo da questo coso, sarai morto prima di arrivare a terra. Non ha senso la frase che ha detto, sarei morto prima di arrivare a terra. Ah! Ok. Che stupido, non ho colto il sarcasmo. Vito, prendi il tergivetro e comincia a lavare le finestre, così non ci notano. Devo collegare i cavi. Sì. Dov'è il terci coso vetri? Che cazzo stai aspettando? Lo prendo un attimo. Spogliarello, cazzo, torna al lavoro. Un attimo, buon uomo, non mi licenzi. Ho moglie e figli. Ah, ecco. Ok, fatto. Portaci un po' su. È l'ora della vendetta. Ah, sì, puntualissimi. Andiamo. Queste coglione non immaginano nemmeno... Che minchia è stato? Non lo so. È esplosa così. La sentiremo appena, eh? Diamo un'occhiata. Non saprei che ti ascolto ancora, cazzo. Ti giuro che alle volte mi sembri veramente scemo. Il piano era buono, però sono stati stupidi a farla esplodere. Che cazzo di casino. Terremoto. Me la sono quasi fatta. Merda! Fortunato bastardo. Cazzo, era in bagno. Figli di puttana! Cazzo, non possiamo farlo scappare! Andiamo! Ehi! Abbiamo fatto un bel casino. Già, ma non è bastato. Muoviti. Assicuriamoci di completare il lavoro. Andiamo! Devi avergli annacquato il martini. Vedo, coppia! Attento! Dietro a quei vetri! Oh, cazzo, i vetri! Ah, non ci ho proprio fatto caso. Sono uscito sicuro di me. Abbiamo fatto un bel casino. Sì, ma non è bastato. Muoviti. Io mi beccherò. No! Non ho fatto niente! No! Devi avergli annacquato il martino. Attento! Dietro a quei vetri! Vieto, copra! Prendi quello col tocco! Non da qui, quello che sai fare! Minchia, sei... Piano! Quella roba è posto sotto quest'alcol fregato! Se ti vedo con una bottiglia in mano, ti sparo io stesso! Guarda qua le impronte insanguinate! Bellissima comunque questa sparatoria con queste pareti di vetro. La grafica era quella che era all'epoca, però se la sono giocata bene. Tutto qui, quello che sei... Oh. L'altra porta, Vito, io vado adesso. Tu quindi controlli destra, io sinistra. Fuori, rotti in culo!
Coprimi. Tutto tu dove di coprirmi? Minchia, sei nei guai. Tu sei nei guai, Gio. Andiamo? Andiamo, oh, fatti cazzo. Vedere. Molotov! Di qua, Vito. Non puoi passare di là. Lo so. Sei morto. Ah, merda, è scattato l'antincendio. Davvero? Pensavo fosse pioggia. Che simpatico. Non vedo un cazzo di niente con tutta questa. Questo. Cazzo, ne arrivano degli altri. Avanti, Sonzi, ti sto aspettando. 3, 2. Che diavolo sta succedendo qui? Fuori, oh, signore, non abbiamo niente contro voi. La prossima volta porto una bomba più grossa. Ehi, come cazzo faceva a sapere che Clemente stava al cesso? Non sarebbe vivo se fosse scoppiata al momento giusto. Non preoccuparti, lo prendiamo. Lo spero. Non mi piace quando i piani non seguono il corso del piano come era stato pianificato. Benvenuto. Attento, lassù! Prendo il fucile a pompa. Tutto qui quello che sai fare. Minchia, sei nei guai. Proviamolo un po', dai. È sparito. È diventato tutt'uno col muro. Che ha detto topo di fogna? Prendi quello sulla passerella. La passerella. Oh! Ah, Joe, sei la causa della mia morte. Prendi quello sulla passerella. Mi giro. Prendi quello sulla passerella. Spara meglio, mia sorella. Attento, lassù. Minchia, spara da fare schifo. Tua sorella spara solo minchiate. Minchia, cazzo, minchia. Andiamo. Avanti, Marte, là fuori da solo. Playboy? Oh, Playboy, ci ho visto giusto. Buonasera, ok, scusi, però non ho tempo da dedicarle. A parte gli scherzi. Non sembrava male quella donna, comunque. Vieto, meglio non farti incazzare. Possiamo andare? No. Dai, pensa a qualcosa, spegni. Sono il meglio. Torniamo un po' al Thompson. Io a sinistra, tu a destra. Avanti, Marte, là fuori da solo. Che cazzo fai? Vieni qua, giù. Marte! No, no! Cazzo, è morto! L'hanno ammazzato! Vabbè, Gio, Gio, dobbiamo andarci. Non puoi aiutarlo ora. Clemente sta scappando. Andiamo. Quello stronzo l'ho ucciso. Era ovvio che sarebbe andata a finire così. Sì? Pensate che sia finita? Sbagliato, stronzi. Vito, coprimi. Va bene, ce ne sono due. Se si separano, assicurati di seguire Clemente, non l'altro. So come guidare, va bene? Segui Clemente. È nella limousine nera. Ehi, Joe, gli occhi ce li ho anch'io, sai? La limousine nera. Ci sto provando, Joe. Oh, guardalo. Quello scozzo mi ha sparato. Muore uno. Bel lavoro. Ora tocca a Clemente. Sta macchina non è molto veloce però. Che cosa ho fatto? E così è finita. Non possiamo essere sicuri senza controllare.
questo è per Marty. Ora è finita. Andiamo da me, su. Una birra? Dammi il numero di Ed, lo chiamo io. Sono Joe, è fatta. Tutto a posto? No, cazzo, no. Perché? Marty è morto. Che cosa? L'hanno beccato, l'abbiamo lasciato lì. Ok, ok, Clemente. Fatto. Bene, pazienza per il ragazzo, un piccolo prezzo da pagare. Piccolo? Piccolo prezzo? Ora, Clemente. Ed è il mio cazzo di amico che parla! Ehi, Joe, non pigliartela con me. Era un'idea tua e nessuno ha costretto il ragazzo a venire. Basta a sentire, mi dispiace, ma sono cose che capitano. Passate al Falcon domani. Sì, come vuoi. Col cazzo che ti spiace. Vabbè, rilassati ora, eh? Calmati, dispiace pure a me. È più di quanto pensi, ma conoscevi i rischi. Anche tu. Ehi, era un lavoro pericoloso. L'hai portato con noi ed è morto. Ehi, anche in guerra era così. Eddie non lo conosceva, non incolparlo. Non sono dell'umore giusto per questo. Vattene a casa. Va bene. Dammi un minuto per cambiarmi, ok? Mi dispiace, ragazzo. Mi dispiace tanto. Sei stato un po' tu a buttarlo in questa situazione. Ok. Allora non è ancora finito questo capitolo. Stavolta è notte, chi è che mi disturba questi orari? Pronto? Sì, parlo con Vito. Chi vuole saperlo? Io mi chiamo Leon, sono il barista del Lone Star. Ti chiamo perché Joe Barbaro mi ha dato il tuo numero, dice di essere tuo amico. Sì, che combina? Beh, è tutta la sera che il vecchio Joe mi svuota il bar dicendo qualcosa di uno di nome Marty. E ora si è incazzato di brutto. Di che diavolo stai parlando? Il tuo amico è fuori di testa. È qui che agita la pistola e, cazzo, non c'è modo di farlo ragionare. Grande. Ora, senti, non voglio problemi con voi, ragazzi. Non è che vieni qui e porti via il suo culo ubriaco prima che spari a qualcuno o che chiamino la polizia? Vito, devi venire qui a prendere il tuo amico. Che fai, vieni o no? Va bene, arrivo subito. Ehi. Non dargli altro alcol finché non arrivo. Ci provo, ma al tuo amico non credo che piacerà, mi capisci? Ehi, se non ci dai un taglio adesso, quando arrivo là lo do io a te il taglio, chiaro? Va bene, amico, va bene, muoviti però. Quanta gente c'è nel bar adesso? Solo io. Un'ora fa era pieno, ma adesso tutti quanti se ne sono andati. Va bene, ascolta, chiudi il locale finché non sono lì. Ci metto un minuto. Ok, capito. Che serata della minchia. Ah, non mi sembra il caso di star qui a perdere tempo. Fare i critici di moda. Prendiamo la prima cosa. E basta. Però zitto zitto, ho preso una cosa senza cappello e senza occhiali, come piace a me, ma lasciamo stare. Guarda che bella serata, io la devo passare a raccattare il mio amico che si sta ubriacando. Scusatemi. Oh, credo di sapere dov'è. L'ho parcheggiata qua vicino quando sono rientrato prima. Eccola là. Parcheggiata in mezzo alla strada, ovviamente. Tutta scassata, gli manca uno sportello.
Aspettate un attimo. Ripara auto, perché sì, ho notato, tornando qui a casuccia, anzi a Villa Scaletta, di avere un puttanaio e mezzo di soldi. Non so neanche cosa posso farci effettivamente nel gioco con tanta pecunia. Potrei farmi un giro nel parco. Lo so che dovrei andare da Joe, ma mi piace l'avventura. Ed è una così bella serata, la città, il fascino delle luci notturne. Comunque sì, io quando mi faccio un giro in parco intendo con la macchina. Normalmente, è ovvio. Sì, è un bel posticino. La città è proprio bella di notte. Vito, sei arrivato. Ok, dov'è? Là nell'angolo. Io ho provato a tagliargli i liquidi, ma lo stronzo mi faceva un altro buco nel culo se non gliene davo. Chiudi a chiave la porta e lasciami con lui. Ci hai dato, eh? Come stai? Vito, era ora che venivi. Sono già andati tutti a casa. Minchia, Joe. Chissà perché. Eh? Oh. Sì, giusto. Sei in macchina? Ho preso un taxi. Non lascio la macchina in questo quartiere. Ok, finisci e andiamocene. Voi ragazzi state andando? Guarda, ora vi apro. Alla tua salute, ragazzo. Sei morto da uomo. Merda, adesso dove sono le chiavi? Mi dispiace. Non doveva succedere. Non doveva succedere. Oh, Gesù! Merda. Ci credo. Che cazzo c'hai? Che non va! Non avrei saputo dire di meglio. Non lo so. Solo cosa? Chiudi quel cazzo di bocca e porta il tuo culo fuori di qui, hai capito? Va bene, vado. Che bella serata di merda. Trascina il corpo dell'auto del barista. E lo devo trascinare io, ovviamente. Il casino lo fa lui, devo trascinare io. Nel frattempo esploro. E credetemi, non lo faccio per Playboy. Faccio così. Di natura mia. Scommetto che scoppierà una guerra di quartiere perché abbiamo ammazzato questo. E mi sa che siamo nel quartiere West Side. No, Hunter's Point, West Side comunque. No, aspetta. West Side no. Però Hunter's Point e
Sand Island appartenevano alla confraternita, i Bombers, come si chiamavano, qualcosa del genere. Che serata di merda. Porta giù a casa. Vabbè, nulla comunque può battere l'altra serata. Non potevamo prendere la mia macchina. Ah, tra l'altro qua è esattamente dove ho rubato la macchina nella prima missione. Là, me lo ricordo. Vabbè, la lascio qui, tanto poi verrà teleportata per magia la mia macchina. Posso pure romperle i fanalini, tanto. Beh, sto traffico. Che c'è? Spegni la macchina e scendi su. State scherzando? Che cazzo sta succedendo? Qualcuno mi spiega perché ci sono 260 vetture di polizia? E perché questa macchina va così lenta? Missione di soccorso. Missione di soccorso. È stato bello vedere quell'incidente con quell'inquadratura comunque. Sicuramente ci saranno delle ripercussioni per la morte di sto tizio. E per carità, non lasciatelo nel portabagagli come ha fatto quel cazzone l'altra volta. Va bene, ci siamo. Non sparare a nessuno da qui alla porta di casa, ok? Grazie, Vito. Ehi, mi dispiace per... Senti, tu chiamami domani, ok? Fai sparire il corpo, sì, discreto. Oh, non è ancora finita la serata. Che gran brutta giornata. Qualcosa mi dice che sto tipo andrà a far compagnia a quello dell'altra volta. Andiamo a dormire coi pesci. Anzi, lo mandiamo a dormire coi lombrichi, visto che lo seppelliamo. I mafiosi dell'epoca però erano soliti sbarazzarsi dei cadaveri buttandoli a mare. Infatti c'è la famosa espressione, il famoso modo di dire, le scarpe di cemento, con cui annegare, insomma, i malcapitati. La missione diceva sì discreto. Sono stato molto discreto urtando quella macchina.
ci facciamo qua da Brioschi, o come si chiamava sto tizio? Ah, la pressa. Puoi guadagnare soldi schiacciando veicoli nello sfascia carrozze. Oh. Tanto oramai sono diventato ricco, quindi. Che cazzo di giornata andare a casa. Cazzo di giornata, assolutamente sì. $421. Cazzo, sto coso sì che è efficace. È sparito tutto.